Buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo, un'ora insieme per parlare di quello che succede in casa biancorossa. Teramo che è reduce dalla sconfitta di Potenza di domenica contro il Picerno. Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, con voi qualora lo vogliate al 392-6237-060. Una puntata particolare per cui mi preme di ringraziare innanzitutto la Teramo Calcio, l'ufficio stampa, ma tutta la società, perché questa sera, e lo saluto e lo ringrazio, abbiamo ospite con noi il tecnico del Teramo, Bruno Tedino. Buonasera mister. Buonasera a tutti voi. È un piacere averla nei nostri studi. Insieme a Bruno Tedino ci sono Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Salve a tutti. E buonasera. Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ovviamente indicazione per chi ci segue da casa, potete fare delle domande al mister, poi cercheremo ovviamente di filtrarle perché sono già certo che ne arriveranno tantissime. Potete farlo anche magari commentando sotto la nostra diretta Facebook. Vediamo rapidamente la classifica con il Teramo che rimane a 21 punti, in vetta rimane sempre la Regina che di punti ne ha 34. Mister, è passata un po' nella incavolatura, dai, mettiamola no. Così di Picerno? No, perché io amo moltissimo fare una gara ricca di contenuti di grande moralità, e quindi questo dobbiamo migliorarlo, perché non c'era una situazione migliore dopo venire da 4 vittorie consecutive più 5 in Coppa Italia. Io credo che dovevamo interpretare la partita in una maniera diversa sotto l'aspetto esclusivamente caratteriale, sotto l'aspetto proprio della dinamicità. Siamo partiti molto bene, abbiamo fatto secondo me 25 minuti molto importanti, concludendo di porta anche 2-3 volte in maniera, diciamo, pericolosa. Però siamo venuti meno nel momento in cui la squadra ha avuto il primo sussulto, e quindi questo non fa parte, insomma, né dei giocatori, che comunque ringrazio sempre perché hanno un grandissimo senso del dovere, sono un gruppo di ragazzi veramente molto sano, però dobbiamo ancora migliorare, e quindi solo il lavoro potrà dire quanto presto o quanto tardi ci sarà questo miglioramento. Assolutamente. Mentre vediamo un po' le immagini di domenica, poi torniamo ovviamente dal mister con tante considerazioni, tante domande. Francesco, invece a te un po' è passata l'arrabbiatura. La buona notizia, io ho detto nel servizio, è che almeno per quest'anno con il Viviani il Teramo ha chiuso qua, perché insomma due partite. L'altra buona notizia, se vogliamo, è che non ha perso posizioni in classifica, e con ruoli completamente diversi. Se al mister non è da giù, io diciamo che sono ancora un tantinello arrabbiato, per non usare un altro termine che hanno già capito tutti, perché entro subito nel vivo di quello che secondo me bisogna parlare con il mister. L'attenzione e tutto il resto. Sì, però mi viene da chiedere subito al mister, che mi risponderà fra qualche istante. Sì, ma l'attenzione, come si allena? Io sono convinto, e posso sbagliare perché poi alzo le mani, se il mister dovesse dire, come credo, perché già ne abbiamo parlato dopo la partita con il Rende, che è una questione di attenzione tattica più che attenzione mentale. È una questione di disposizione in campo, perché a Rende prendemmo gol sì su un passaggio arretrato di Arrigoni, era in possesso palla ed era impensabile che lo facesse, però in quell'occasione, secondo me, come è capitato in altre volte, i due difensori centrali erano posizionati male. Io sono convinto, e spero che in proseguo non capiti più, e spero di sbagliare interpretazione, l'attenzione tattica è che prendiamo il secondo gol con Cancellotti che è un pochettino più avanti e dietro di lui non c'è nessuno. E da che mondo è mondo, il mister mi insegna che se uno dei difensori, soprattutto l'esterno, va avanti, qualcuno deve andare a protezione quantomeno della zona, con o senza possesso di palla. Concludo perché non voglio togliere spazio al mister. In possesso di palla siamo una squadra che tutti devono temere, secondo me. Sì, è una squadra che dà sempre l'impressione che da un momento all'altro può fare gol. Quando non abbiamo il possesso della palla, secondo me soffriamo un po',
perché sì l'attenzione, sì gli errori, però poi con la Casertana partita dominata, la partita è stata sempre in bilico, perché poi sui rovesciamenti di fronte, una volta la distrazione, una volta l'attenzione, una volta la barriera posizionata male, una volta la difesa posizionata male, difesa che secondo me non ha un sostegno adeguato da parte del centrocampo, se è vero come il mister ci può confermare che la fase difensiva comincia una volta che non ha il possesso palla dalla tre quarti avversari e poi a scendere verso il centrocampo e poi la difesa. Devo dire subito che il rigore secondo me non c'era, perché parliamo anche velocemente degli episodi, non c'era la punizione. Sì, ma c'è anche un'altra cosa tra le due, non si può più fare, se sono passate nel carrello delle immagini. Cioè, ripeto, siccome l'italiano lo conosco bene, ringraziando il cielo i miei genitori mi hanno dato la possibilità di studiare, io non ho mai messo in discussione la vittoria del Picerno, ma guardate questa cosa fa Caidi, tra l'altro, vedete, non si può più fare. Ah sì, attraversare l'aria, sì. Non si può più ostacolare la barriera, non si può più da quest'anno. E questo è un altro discorso che io dico, il Picerno ha vinto una partita meritatamente, anzi, ha fatto una partita importante, l'ha caricata bene, l'hanno impostata bene. Però se ci sono delle cose che non si possono fare, non si devono fare. Certo. E la punizione non c'era, secondo me, e quindi poi il rigore che ne scaturisce. Per spezzare un attimo, lo ha letto quel messaggio lì, quali sì, piatti... Sì, poi gliele faccio bravo, tutte. Perché quello serve a sembrare, perché sembra che stiamo parlando di una squadra che è penultima in classifica, certo, che stende tutto il resto, e mentre... stiamo parlando di una squadra che può dire la sua. È una squadra che dispiace molto non aver colto un'occasione così importante, perché era un'occasione veramente bella, con un entusiasmo incredibile. Fraternani è un avversario particolarissimo per te. Altro che. E quindi noi in questo momento qui dobbiamo andare a riprenderci dei punti che abbiamo perso per strada, e qualcosa anche nell'atteggiamento che dobbiamo migliorare. Però certo, voglio dire, stiamo parlando con dei ragazzi comunque nuovi, con dei ragazzi che stanno lavorando sodo, anche nella seduta di oggi io di loro non posso dire assolutamente niente. Dobbiamo andare alla ricerca di alzare sempre sistematicamente questo tipo di intensità lavorativa e di grande attenzione. Questo è un miglioramento. Ci arriviamo al discorso. Ma secondo me noi tatticamente non abbiamo fatto mai degli errori gravissimi, diciamo, in impostazione tattica. Abbiamo avuto delle disattenzioni, e quello lì dobbiamo solamente migliorare lavorando e cercando di avere quel ghigno che abbiamo dimostrato spesso. E non per ultimo anche in Coppa Italia, perché abbiamo fatto secondo me una cosa molto importante. Mi sono segnato alcune domande, poi Andrea vengo da te. Allora, questa in realtà è una domanda, quella che fa Paolo, che fa il paio con una che è arrivata precedentemente. Le leggo, è caduto il microfono, adesso lo recuperiamo, però intanto la domanda più, se vogliamo, un po' più bizzarra che le faccio per prima è: quali piatti tipici della tradizione teramana ha assaggiato? Fanno anche degli esempi: le scrippelle in busse, il timballo, le mazzarelle. Purtroppo, anche se ho questa costituzione fisica, ancora nessuna? No, non sono assolutamente mi vergogno, perché non mangio assolutamente niente, né di locale né tantomeno di diverso. Quindi da quando ho smesso di giocare a calcio per una forma piuttosto pesante di infortunio, diciamo che sono lievitato e quindi sono rimasto sempre tale, ma non sono un amante della cucina. Ok, allora altra domanda. Sono dei piatti che Francesco consiglio di provare, un momentino di calma a Teramo, metti l'accordo con uno dei tanti che stanno in società. Uno dei tre che gli consiglieresti, tra i tre in esempio, le scrippelle, il timballo, le mazzarelle. Mazzarelle è una cosa, quindi è assolutamente. Poi dopo la trasmissione ti spiego pure. Va bene. Dopo la trasmissione è un piatto unico. Unico. Allora, domande, brevi risposte flash. Ci sì. Scrivono Minelli, Bombaggio e Mungo potrebbero giocare tutti e tre con uno a fare il falso 9? No, perché secondo il mio punto di vista sono tre giocatori molto bravi, che hanno dimostrato già in questo scorcio di campionato che qualità hanno, però noi dobbiamo pensare anche che diventiamo molto, molto bassi e quindi sulle palle inattive e a favore e contro lasciamo molto spazio
agli avversari. È un campionato molto fisico, purtroppo, per fortuna, e quindi dobbiamo tener conto anche di questo. Fermo restando che sono dei ragazzi che hanno dimostrato comunque di avere delle capacità e delle qualità sicuramente molto importanti. Le chiedono quanto ha influito Motta nella sua scelta, che dico che lei conosce bene, nella sua scelta di Teramo, di venire a Teramo. Simone, so che qui ha lasciato un ricordo indelebile e comunque con me ha fatto 2 anni il capocannoniere sia a Pistoia che a Pordenone, quindi credo che lui è un ragazzo di quelli che dopo, io lo dico senza problemi, ho avuto la fortuna di allenare tantissimi calciatori importanti, parlo di talento puro, dopo Paolo Vitor Barreto penso che Simone Motta sia quello che si avvicina di più, quindi parliamo di un giocatore secondo me che ha fatto meno di quello che poteva fare, anche lui per scarsa convinzione di se stesso, però non ha influito nulla, fermo restando che con lui ho sempre un ottimo rapporto perché ha anche allenato mio figlio. Ah, addirittura. Che squadra ti fa in Serie A? Nessuna. Nessuna. Tipo per le squadre che esprimono un calcio che a me piace, quindi l'Atalanta in questo momento, sebbene non rispecchi diciamo quello che è il mio credo personale sotto l'aspetto tattico, però è una squadra che gioca un calcio straordinario. Accoppio due domande che sono molto simili. Visto che l'unica vittoria esterna è stata col 3-5-2, in maggio quante volte gliel'hanno fatto in questo ultimo periodo, è arrivata col 3-5-2 a Francavilla Fontana, è possibile pensare magari nelle partite in trasferta di poterlo riproporre, poterlo rivedere? Nel momento in cui recupereremo il soprano, tengo a precisare anche un'altra cosa, noi abbiamo una linea difensiva molto, molto giovane, molto giovane, abbiamo avuto delle difficoltà prima con Soprano, poi con Luca Di Matteo, stiamo stringendo i denti, i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro, ora abbiamo anche Cancellotti che è squalificato, quindi sì, ci sarà da soffrire, lo facciamo volentieri perché amiamo questi colori, li amiamo sul serio, li abbiamo anche sposati sotto certi aspetti e quindi faremo di tutto per regalare un finale diciamo di girone d'andata importante a questa tifoseria che comunque, tengo a precisare, veramente mi commuove. Mi fa veramente rabbrividire ogni volta che li vedo, che li sento, perché è difficile, se non impossibile, trovare delle persone che ci seguono con questo entusiasmo e che ci fanno sempre sentire partecipi. Dietro quei messaggi si intuisce che c'è un entusiasmo mai riscontrato negli ultimi anni e che c'è totale fiducia in te e nella squadra. Ma io li ringrazio. Un senso di responsabilità in più? Sì, non solo responsabilità, ma io credo che sia importante fare sempre qualcosa in più ed è quello che noi ci auspicavamo domenica scorsa, per quello che siamo molto dispiaciuti. Certo. Perché vedo che c'è una proprietà importante che ha voglia di emergere, ci fa allenare, ci fa lavorare in maniera precisa, ho un ottimo rapporto veramente importante con i direttori. Attenzione, fermi tutti. Non ti emozionare. Un saluto da casa. Infatti mi avevano detto dalla regia: occhio, guarda il prossimo messaggio. Si sono stato particolarmente grande papà, particolarmente attento. Sì. Noi li salutiamo, li salutiamo per nome. Sono mia moglie che è Sabrina. Sì. È venuta già giù una settimana con me. Mi ha dato una mano anche nel momento importante post Rieti, anzi pre Rieti, post Rieti. E la Nicole che ormai è una donnina e che lei veramente farebbe qualsiasi cosa per seguirmi, e Giovanni che non mi segue perché ha scuola e calcio, e quindi loro però sono sempre partecipi e fanno parte della mia vita. Dei due, secondo lei chi è che ha scritto il messaggio materialmente? Chi è più aduso? Ma la Nicole è una ragazza che ha più impeto, più assalto. Ma quindi vediamo se abbiamo indovinato, se Nicole magari ce lo svelerà. Dopo ve lo dirò. Va bene, le chiedo di Birligea, un ragazzo. Parliamo di un ragazzo che io conosco benissimo perché si è allenato con me 1 anno e mezzo a Palermo. È un 2000, io devo anche pensare a fargli evitare il 2000 nella maniera giusta e soprattutto dare fiducia anche a dei giocatori che magari in questo momento stanno facendo bene, ma gli manca magari il gol, come Cianci, come Martignago, quindi siamo in molti di davanti, con Minelli, e cerchiamo in tutte le maniere comunque di salvaguardare quelle che sono le sue qualità, che sono molte. È una bestemmia dire che questo Teramo... Questa è la domanda che mi piace. Ma perché non vieni mai sotto la curva, ti chiedono?
Non vengo sotto la curva perché i protagonisti sono i giocatori e sappiate benissimo che io nel bene soprattutto sono uno molto schivo. Però ricordo tutto, ricordo tutti i ragazzi ancora alla prima amichevole. Sono molto schivo perché mi piace che i protagonisti siano altri. Io voglio lavorare e rendere felici le altre persone. Ok, buonasera a tutti, mister Tedino, andiamo avanti. La sua professionalità è indiscussa, gli errori dei singoli, un allenatore può fare poco, però sono fiducioso per il futuro, ci scrive GV. Andrea, ti faccio vedere il primo cartello della serata che parte proprio da quel messaggio precedente, ovvero la prima e unica vittoria esterna del Teramo è arrivata a Francavilla Fontana. Noi l'abbiamo soprannominata, abbiamo aggiornato una schermata, l'abbiamo fatto vedere qualche settimana, che era come dura la vita lontano da casa sostanzialmente. Tu che cosa ci vedi in questo percorso? Poi lo chiediamo anche al mister, ovviamente. Che qualcuno diceva all'inizio stagione che questa squadra sembrava più votata ad affrontare un girone come il girone B rispetto al girone C, ed evidentemente andare per tanti motivi sui campi del girone C è più difficile. Sono campi che mediamente la rosa del Teramo conosce un po' di meno, sono campi dal punto di vista ambientale forse più complessi, se noi pensiamo agli scenari che si vedono a Potenza piuttosto che a Reggio Calabria, stadi come quello di Bari. Peraltro sono campi dove alcuni di questi che ho citato Teramo deve ancora giocarci. A Potenza ci ha giocato due volte, ma è col Potenza che si vede poi quello stadio così pieno con quella curva. A casa sua il Teramo si ritrova in un ambiente un po' più vicino a quello tipico del girone B, e probabilmente questa squadra in quel contesto riesce a dare il meglio di sé. È un bel salotto il Bonolis, e il Teramo è una squadra che gioca bene al calcio mediamente. Probabilmente in campi dove bisogna fare battaglia, dove c'è un livello di agonismo ancora più spiccato, dove trovi degli ambienti non sempre facili da affrontare, probabilmente lì qualcosa manca, qualcosa a livello di tigna, di cattiveria, di essere pronti appunto al clima da battaglia. Quindi questa è la prima cosa che mi viene da sottolineare, tenuto conto che soprattutto al centrocampo questa è una squadra che ha un alto tasso tecnico, ma probabilmente manca quel tasso di agonismo che serve in quei contesti. Condividi? Ma oltre a questo, secondo il mio punto di vista, ci sono anche i viaggi. I viaggi sono lunghi da parte nostra. Noi siamo la squadra probabilmente insieme alla Ternana proprio più a nord, quindi ogni volta ci sono spostamenti piuttosto lunghi. Quindi i campi del sud si sa, insomma, dal punto di vista temperamentale hanno qualcosa di diverso, è normale. Però è anche vero che io credo che il calcio sia uguale dappertutto, non bisogna accampare scuse, noi dobbiamo andare a cercare di giocare un calcio più aggressivo anche in trasferta e quindi non ci sono scuse, dobbiamo far meglio. La loro sono fatto. Stati bravi quando hanno scambiato la palla, però dove stavamo noi? Può capitare, no. Io analizzo, mi fermo ad analizzare la situazione del momento. Gli dici a Maurizio, ci rimetti sì, il gol? A questa domanda il mister ha già risposto. No, ma volevo rispondere ancora più appassionatamente. Cioè, perché non mettersi a specchio? Ma perché non abbiamo mai avuto quasi sempre tre difensori centrali? Esatto. Innanzitutto. E abbiamo qualche volta fatto di necessità virtù con Cancellotti, che ha fatto anche il terzo centrale di destra. Quindi non è che non ci abbiamo pensato o che non abbiamo mai provato, abbiamo avuto sempre qualche difficoltà, perché non puoi fare come il Subuteo, che tu metti uno più a destra e uno più a sinistra. Il signore che prima ha scritto che doveva giocare Martignago al posto di Cianci, se la partita andava male doveva giocare Cianci al posto di Martignago. Non è così, secondo me, che bisogna analizzare. Tutti hanno ragione nel calcio, però probabilmente durante la settimana le persone che vedono i giocatori di più siamo noi, e quindi in base anche alle condizioni fisiche, tecnico, tattiche, mentali, psicologiche, fate tutta questa somma di valori dell'avversario, ma comunque anche le condizioni del campo, tantissime cose
che danno un risultato che noi naturalmente in primis, anzi assolutissimamente io sono il responsabile, quindi sicuramente degli errori sono stati fatti da parte mia, però sono sempre stati fatti con l'occhiometro, cioè vedendo la meritocrazia dei giocatori. Vediamo il secondo cartello, le faccio leggere una dichiarazione, vediamo se insomma vuole rispondere al DG del Picerno, che il giorno dopo, ieri, ha risposto alle dichiarazioni. Non lo conosco, preferisco star zitto, però una precisazione la devo fare anche davanti alla vostra emittente, senza scatenare polemiche, non è far mio. Il Signore non ha capito le mie parole, perché io parlo bene l'italiano. Io non ho nulla da eccepire sulla vittoria del Picerno. L'ho detto 10 volte, quindi se non l'ha voluto capire sono affari suoi. Però che lui metta in discussione una punizione, il post punizione e un calcio di rigore, dopo che una settimana loro si sono lamentati dell'arbitraggio a Terni, questo lo devono accettare. Comunque, ha sbagliato il mittente. Aveva 50 e 50 di possibilità. Mi hanno detto che la foto del profilo è di un ragazzo, quindi ha sbagliato il mittente. Va bene. vediamo il prossimo cartello. Le faccio vedere una rincorsa, perché abbiamo incrociato il vostro cammino con quello delle squadre un po' che affronterete, e ci abbiamo messo dentro anche il Potenza. 13 punti di distacco dal vertice, ma ancora dentro i playoff. Che mi dice dei percorsi delle altre quattro che vediamo? Parliamo di squadre che stanno facendo qualcosa di incredibile, come la Regina. Sta facendo un percorso devastante. Bisogna fare solamente i complimenti all'allenatore, a chi ha costruito la squadra, alla società, alla tifoseria. E quindi è sicuramente qualcosa di impensabile. Le altre sono tutte squadre che stanno facendo molto bene. La Ternana, il Potenza, è una squadra comunque che è rodata. Nel 3-4-2-1 è rodata, ha degli equilibri di un certo rilievo, e quindi sicuramente sono squadre che in questo momento stanno dimostrando di avere delle grandi qualità. Allora, mister, nulla togliendo da rigori, grande calciatore, ma non crede che con il 4-3-2-1 sia meglio Viero? Sembra che sia più... che abbia più velocità, più ritmo di Arrigoni, sembra che si adatti, e invece Arrigoni sembra che si adatti meglio al 3-5-2 quando magari si deve difendere di più. È una disamina che ci può stare? No, nel senso che, ripeto, è tutto opinabile, però sia Federico che sia Andrea sono due giocatori molto importanti. Bisogna tenere presente sempre una cosa fondamentale. Arrigoni ha fatto sempre la mezzala, Viero ha sempre fatto la mezzala. Sì. E sta facendo un trascorso per diventare un play, e lo farà, diventerà un giocatore secondo me molto bravo, molto preparato. Nella fase di non possesso, nella fase di schermata, non è ancora migliorato come deve, però è un giocatore sicuramente futuribile per il Teramo. Io l'ho preso a 0 lire insieme a Sandro, perché lo conoscevamo noi due. Sì, sì. Io il primo giocatore che dissi di andare a parlare col Sassuolo, effettivamente fu uno dei primi arrivi. Ma come la scelta di tenere Piacentini, come la scelta di prendere Santoro, come la scelta di prendere Birligea, come la scelta di prendere un gruppo comunque mediamente molto giovane. Questa è la verità, ed è un gruppo futuribile sia per individualmente sia anche dal punto di vista globale. State pensando al mercato di gennaio? Perché io credo che ci siano 5-6 partite veramente molto importanti dove non è la prima volta che vediamo dei giocatori che hanno un processo comunque molto lungo, e noi li monitoriamo ogni giorno, e qualcuno sinceramente ha fatto dei grandissimi miglioramenti, qualcuno dobbiamo aspettare un pochino di più. Non ci possiamo attaccare alle decisioni dell'arbitro, abbiamo giocato male prendendo gol da Poli, Picerno ha fatto la sua onesta partita. Che sì, partita meritando di vincere, ci rifaremo con la Ternana, ne sono sicuro. A proposito di giocatori, vediamo il prossimo cartello, perché giocatori che giocano di più, giocatori che giocano di meno. Andrea, noi l'abbiamo suddivisi in due categorie, sì. Poi magari il mister ci dirà meglio. Gli stacanovisti e le alternative, ovvero dalla parte destra quelli che vedete tra parentesi in bianco sono le presenze, cioè le volte in cui sono scesi in campo, a fianco in neretto i minuti che hanno giocato. Diciamo che metà squadra ha una
numero di presenze in doppia cifra, l'altra metà no. Ma secondo te quelli a sinistra sono, diciamo, tendenzialmente quelli di cui... Qui tiene presente anche della Coppa Italia. Certo, assolutamente, sono anche in Coppa Italia. Sono, diciamo, coloro di cui ci si fida di più. Non ci vedo delle anomalie, nel senso che si fanno delle scelte, parliamo di giocatori peraltro tutti quanti importantissimi, molti di questi hanno davvero grande pedigree alle spalle, quindi è davvero difficile mettere in discussione questo tipo di scelte. Ecco, semmai c'è stato un percorso anche per trovare la quadratura del cerchio, nel senso che si è partiti in un modo, ad esempio con le due punte, adesso si è giocato anche col 3-5-2, ma c'è il modulo con una punta sola, con giocatori a sostegno di quella punta. Ecco, semmai è ancora più interessante questo percorso, perché per quanto riguarda le scelte, le gerarchie, è giusto che in questa fase della stagione delle gerarchie ci siano. Se non ci fossero sarebbe anomalo. È chiaro che dei giocatori danno un certo tipo di rendimento, hanno un certo pedigree, e di fronte al rendimento e al pedigree di questi giocatori, chi vuole soffiare il posto, certo, deve davvero meritarselo in quelle poche apparizioni, insomma. Allora, mi sembra aggiungere qualcosa a questa... Sì. Questo è una specie di... No, sono molto d'accordo con quello che ha detto Maurizio, però c'è anche qualcosa, secondo me, di diverso da spiegare. Sì. Se magari mi mandate la schermata. Sì, rivediamo la schermata, Maurizio. Eccola qua. Cioè, togliamo il messaggio, poi lo rileggiamo. Per esempio, Pedro è un giocatore che per un mese e mezzo non ha mai giocato, sì, Costa Ferreira, no? Altri giocatori, per dire... Diciamo che Di Matteo è di là, ma ci abbiamo messo l'asterisco perché... Di Matteo è un altro ragazzo così. Iotti all'inizio non ha mai giocato, che è arrivato all'ultimo secondo. Kappa si è fortunato quando aveva trovato un pochino di spazio. Soprano non è mai esistito. Florio è arrivato l'ultimo giorno di mercato. Minelli si è infortunato. Quindi c'è una serie di giustificazioni. Certo. Non tanto perché quelli di destra siano meno o più. No, no. Non c'entra nulla. Piacentini e Cristini avevamo solo loro due. Mm-hmm. Sì. A un certo punto eravamo veramente al gancio con Piacentini, che sono 7-8 partite che è in diffida. Sì. Ora abbiamo recuperato Iotti, perché ha una condizione psicofisica veramente, sembra un altro ragazzo, un altro giocatore, sta facendo molto bene. Uh-huh. Però prima non era così, prima avevamo qualche difficoltà che è stata riscontrata per esempio a Monopoli, insomma non è che ci vergogniamo a dirlo. Abbiamo qualche giocatore che adesso ha una condizione completamente diversa, con dei miglioramenti veramente importanti, come lo stesso Viero, come Tentardini, come Luca Iotti, come Lasic, Ilari. È un altro giocatore che all'inizio aveva trovato poco il campo. Allora, ma i due infortunati si sono rotti, crociati o tibia e perro? È finito il giorno di andata? Per favore, mettiamoli a posto che ci servono come il pane. Immagino, visto che te prima di tutti mi vorresti... Caro Domenico, hai ragione, perché sembra che siano infortuni quasi come un legamento crociato, però... vi assicuro che sia lo staff medico che i fisioterapisti, che tutti quanti noi che vogliamo recuperarli, sinceramente siamo stati dietro e purtroppo ci sono dei tempi tecnici che non possiamo assolutamente inventarceli. Ma perché invece di Cianci non abbiamo preso gli Ozzi? Non si può prendere a gennaio, visto che a Monza gioca poco? Perché gli Ozzi è stata fatta un'operazione da parte del Monza importantissima e quindi gli Ozzi è andato dove andare a Empoli. Gli Ozzi ha rifiutato di andare a Empoli per andare a Monza e quindi hanno fatto delle operazioni. Il Monza sta facendo delle operazioni che in Serie C obiettivamente nessuno fa, quindi è giusto mandare avanti le persone che hanno fatto degli investimenti importanti ed è giusto che noi guardiamo invece in faccia la realtà, cioè quindi avere una squadra mediamente molto giovane che non è partita, come sento dire, in giro per vincere il campionato, perché ci sono 4-5 società dichiarate all'inizio da parte nostra e da parte di tutto quello che è l'ambiente calcistico, che hanno una rosa veramente molto importante. Noi dovevamo avere qualcosa in più, questa è la verità, in tutto, però noi dobbiamo fare la nostra corsa, che comunque deve essere ricca di mentalità, ricca di gioco e ricca anche di qualche risultato in più. Mister, in questo studio si è detto e si ripete che l'optimum, un ideale optimum sarebbe un quarto posto. Fare più del quarto posto sarebbe un risultato forse al di sopra delle righe, proprio in ragione di questo, cioè del blasone
dell'importanza degli organici però, che hanno determinate cioè, squadre. Regina, Bari, io non voglio fare, cioè è facile, a me romperebbe le scatole, però parliamo di Regina, Bari, Catania, Catanzaro. Catanzaro l'anno scorso è arrivato dietro due squadre che hanno vinto il campionato, certo. Trapani e Juve Stabia. E quindi Ternana. No, ti sei dimenticato di era una perda chiusa la Ternana, cioè sono tutte squadre obiettivamente con un grandissimo organico e che stanno mantenendo anche un certo tipo di percorso. Poi ci sono sempre quel paio di sorprese, vi assicuro che le squadre sono molto forti come Potenza e Monopoli, molto forti, però io oggi ho letto anche dichiarazioni, c'è anche la Viterbese stessa vuol vincere, cioè sono tutti che vogliono vincere, non è che ce lo inventiamo, noi cerchiamo in tutte le maniere di portare un certo tipo di lavoro e di lavorare forte, perché ce lo richiede una proprietà, ce lo richiede una città, ce lo richiede una tifoseria, e quindi noi cerchiamo in tutte le maniere di essere seri, di essere appropriati a quelle che sono le esigenze di un posto che richiede sicuramente una ripartenza. Ecco, questo velocemente mi hanno insegnato che tante volte le premesse si possono anche non fare, ma tante volte è importante farle. Allora faccio di nuovo la premessa, già detto tante altre volte, che in tempo io non conoscevo ancora Tedino, perché quando è stato preso dal Teramo non lo conoscevo, ma conoscendo altri allenatori di A e di B, e tutti mi avevano detto che era un ottimo allenatore, quindi a scatola chiusa io ero per Tedino, lo sono tuttora, sono convinto che è un allenatore bravissimo. Fatta questa premessa e ribadita per l'ennesima volta, però io chiedo a Tedino se gentilmente sul discorso tattico mi dà una risposta, lo stuzzico molto amichevolmente, perché Tedino è un attore del Teramo, se il Teramo va bene, io sono 60 anni dal 65, cioè quindi 15 anni avevo che vado al campo e che amo il Teramo, e quindi mi auguro che facciano bene, ma benissimo. Ma se dici così poi la gente comincia a fare addizione, sottrazione e indovina l'età. Beh, vabbè, ce l'avrò detto chissà quante altre volte che i prossimi mesi, i primi mesi del nuovo anno siamo a quota 70, quindi non mi è rimasto manco tanto. Vorrei ricordare una trentina d'anni ancora. Vorrei ricordare quella cosa che avevamo conquistato sul campo e che poi c'è stata tolta. Detto anche questo, sul discorso tattico che facevo prima, l'attenzione sì, ma attenzione tattica, e se poi non pensi che forse in difesa, nonostante la crescita più che evidente di Iotti, nonostante la sicurezza che danno Cristini, nonostante Piacentini che l'anno scorso era una riserva, quest'anno un titolare, e che se ne dica, fornisce prestazioni, può commettere un errore, due errori nel corso di una partita, ma dà prestazioni confortanti, se è vero come è vero che molte società di A e B lo seguono al comunale e nelle partite esterne, parlo di osservatori, non manchi forse un difensore, come posso dire, un leader, chi guida la difesa, chi parla, chi dà disposizioni, quello che di solito si dice all'allenatore in campo. La risposta? Dopo la pubblicità. E te pareva che non c'era la pubblicità? Sono stato 14 minuti senza parlare, non me l'ha mai. Eccoci qua, seconda parte di Proteramo con mister Bruno Tedino, che era debitore a Francesco di una risposta sul leader difensivo. E sull'attenzione tattica. Perché Francesco fanno delle fesserie che non è normale. Vediamo un po' di gol presi dal Teramo. Posizione in campo, attenzione, non fesserie. Così magari sbaglia il gol clamoroso o sbaglia il rigore. Vediamo un po' di gol presi da quest'anno. Sul leader difensivo e sull'attenzione difensiva. Allora, per quanto riguarda Catanzaro e Avellino, sono state due partite che noi abbiamo giocato in condizioni veramente pesanti per i nostri allenamenti e soprattutto dove ci allenavamo, e con una squadra praticamente che non conoscevamo neanche il nome e il cognome, si può dire, di qualcuno. Per quanto riguarda la linea difensiva, noi abbiamo perso Soprano subito, che è un ragazzo comunque forte, ha dimostrato in ritiro di essere un giocatore molto forte per 15 giorni, e abbiamo lavorato per tutto il tempo con Piacentini, che è un giovane. Sì. E con Cristini, che è un ragazzo comunque mediamente giovane, quindi chiaramente si deve pensare, anche ieri abbiamo giocato contro una squadra comunque piuttosto esperta, e queste cose qua comunque l'esperienza ti fa commettere qualche errore in meno, un errore proprio
chiaramente individuale. Solo il lavoro ci può salvare, nel senso che sono ragazzi che hanno sicuramente una prospettiva, e nella prospettiva chiaramente coinvolge anche il termocalcio. Sulla domanda, la Coppa Italia è un obiettivo reale? Perché dicono alzare la Coppa al cielo, per noi se comunque sarebbe come alzare una Champions, pur sempre un trofeo. A questo punto, visto che il Teramo agli ottavi di finale? Ma credo che noi tutti gli impegni, anche gli amichevoli, dovremmo farli al massimo delle nostre possibilità. È chiaro che è normale che tutte le, diciamo, non tutte le energie, ma le energie più forti finora sono state sul campionato. Però noi siamo andati a Viterbo per voler passare il turno, ci siamo riusciti. La squadra è stata esemplare, soprattutto dei ragazzi come Costa Ferreira, come Cancellotti, che hanno dimostrato di voler andare a vincere una partita nonostante potessero anche gestirla. E invece lì, secondo me, si è segnato qualcosa di molto importante. Quando rientra Soprano, chiedono? In realtà è Soprano, già con il gruppo. Soprano credo che possa finalmente essere convocato. Per la partita con la Terra. Per la prossima partita. Penso che questa settimana qua la farà interamente con noi, quindi questo qui vuole già sapere la formazione, è peggio di voi. Florio. C'è anche Tentardini che è fermo. Come fermo? Tentardini è uscito per infortunio domenica scorsa. Ah, anche? Sì, se no non l'avrei mai tolto. Okay. Quindi abbiamo sia Cancellotti e Tentardini fuori, di Matteo fuori. Luca che saluto. Lo salutiamo anche noi, ovviamente, gli facciamo in bocca al lupo di una pronta guarigione. E quindi abbiamo i nostri affari, diciamo, da sbrigare. Da sbrigare. Non crede, poi le faccio la domanda sulla serie B, la C come B2. Non crede che manchi qualcuno che morda. Come direbbe Verratti. Esatto, come direbbe Verratti con il suo francese. E quello che stavo dicendo io. Ma quando abbiamo vinto 4 partite consecutive non mancava tutto. Mancava lo stesso, perché sì. con la Casertana forse non avremmo sofferto fino alla fine. Ma non credo che sia per quel motivo lì, credo che sia invece un discorso sempre di atteggiamento, e sull'atteggiamento dobbiamo costruire qualcosa di più. Andrea, invece secondo te manca quel tipo di giocatore? Beh, è un po' implicitamente quello che ho detto in precedenza. Quando si è parlato della doppia velocità, ad esempio a inizio stagione, ma lo abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, si era parlato anche tra i nomi del mercato, c'era quello di Rizzo. Ecco, probabilmente un giocatore di quella tipologia forse al Teramo manca, per l'esperienza che ha e per il tipo di giocatore che è. E in questo girone un giocatore come, non dico necessariamente lui, ma un giocatore di quel lignaggio, con quelle caratteristiche, sicuramente è utile, perché come ho detto in precedenza è una squadra molto tecnica, soprattutto in mezzo al campo, quindi nel salotto del Bonolis si esprime in un certo modo, quando si va in situazioni più calde probabilmente un certo tipo di atteggiamento e di tigna viene a mancare, e quegli elementi possono darlo. Però Rizzo lo volevate, lo volevi. Era stato un obiettivo. Allora, prima mi aggancio un pochino di più a una domanda che ho visto scorrere prima, che fine ha fatto Santoro. Santoro ha giocato, mi pare, da titolare 11-12 partite, 11 mi pare. È un ragazzo del 99 che ha fatto molto bene, in questo momento qua deve rifiatare come tutti, perché fisiologicamente è normale. Bello questo messaggio, eh? Non l'ho visto. Maurizio, rimetti l'ultimo messaggio, ben augurante. Sì, la vittoria di un campionato nel giro di 3-4 anni, che poi è la grande tifoso. Forza Pisa è più grinta, ora abbiamo una squadra abbastanza buona da sesto, settimo posto, e te la vai a giocare ai playoff. Poi anno per anno qualche ritocco e si migliora per arrivare a vincere il campionato in 3-4 anni. È un discorso, secondo me, di una persona molto riflessiva, di una persona razionale, perché quando io faccio l'esempio, in quanto tempo tu metti a posto un'azienda, o quanto tempo ci vuole per mettere a posto un bar, o quanto tempo ci vuole per fare qualcosa, non riesci mai in un tempo così ravvicinato, sinceramente. Poi, ripeto, io non metto mai le mani avanti, sono sempre uno che si prende le proprie responsabilità, però per creare qualcosa ci vuole del tempo, e secondo il mio punto di vista noi siamo sulla giusta strada. Okay. Il messaggio significa che per 3-4 anni stai qua.
Io con questa proprietà e con questa società. Vabbè, dici pure con questi tifosi, con questi giornalisti. No. Io, se non mi hai fatto finire la frase, io mi sto trovando non bene, benissimo, perché noi come staff lavoriamo, abbiamo il nostro modo di lavorare, perché lavorano tutti, non è che noi lavoriamo, gli altri no. Abbiamo tutti quanti un modo diverso di lavorare, noi siamo convinti di creare qualcosa di importante in questa città e lo facciamo con grande entusiasmo e con grande professionalità. Mm. Abbiamo sempre rispetto verso tutti, soprattutto per la gente che viene allo stadio e per tutte quante le persone che ci seguono, e sono tanti, che ci danno una mano. Le chiedevano se si diverte a vedere giocare la sua squadra, perché, diceva il telespettatore da casa, a volte questo Teramo sembra un po' scolastico. Ma noi in panchina non è che abbiamo il joystick che vogliamo far così. A me piace una squadra che comunque voglia cercare in tutte le maniere di giocare. E mi piace, non è solo per i giocatori tecnici che uno prende, o perché è sempre la comprensione del gioco la cosa più importante, a mio modesto parere. Torniamo indietro su questa cosa qui. C'è una squadra che non ha attributi, come siamo additati spesso, e spesso in trasferta, e anche magari delle volte può sembrare così, un gruppo che non ha attributi, Magnaghi non va a prendere questa palla con questa cattiveria per servire Ciance che fa gol. Quindi è un fattore di crescita quale noi siamo in qualche processo messi bene e in qualche processo siamo invece in ritardo. Questa è la verità. Dopo dobbiamo essere sinceri, io sono sempre stato sincerissimo, a costo di fare anche della figura di M. Sono convinto che noi, che sei sincero, di più, devo fare la parte del diavolo, perfetto, ma quello è con possesso palla in fase d'attacco. I problemi ce l'abbiamo in fase dalla metà campo indietro. Ma perché noi delle volte esageriamo anche nel voler attaccare. Noi, se vogliamo fare un campionato conservativo, non lo so se potevamo fare qualche punto in più o qualche punto in meno. È un po' più comodo restare nella propria metà campo a difendersi, è un po' più comodo nella propria metà campo chiudere gli spazi e ripartire, è un po' più comodo, probabilmente anche meno dispendioso, fare un calcio, diciamo, di questo livello. Noi vogliamo fare qualcosa di diverso, non so se ci riusciremo in tempi brevi, però la strada è tracciata e dobbiamo continuare così, battere il ferro finché è caldo. Assolutamente. Su Santoro non aveva chiuso il discorso Santoro-Rizzo, Santoro che era stato titolare. Santoro, ragazzo del 99, che con me si è allenato 2 anni, ha fatto anche un processo veramente straordinario in questi 3 mesi, è un titolare che in questo momento però tira il fiato, però è un giocatore straordinario. Simone è meraviglioso e non è detto che se lo si vede in campo già da domenica prossima. Assolutamente. Andrea, proiettiamoci un po', perché abbiamo parlato del campionato, degli impegni di campionato, pochino, ma era giusto che fosse così. C'erano tante curiosità che i tifosi del Teramo volevano chiedere al mister. Buonasera mister, lei ha detto che gioca alla PlayStation con il figliolo, ci dice la formazione che ha scelto? Cioè, che formazione prendi? La squadra che scelgo è il Torino. Ah, il Torino. Sarà contento Andrea Costantini, che è dall'altra parte della Mole Antonelliana. Non lo so, io tifavo Torino da piccolo, perché negli anni 70 era l'unico antagonista della Juventus. La Juventus è una squadra talmente forte, ingombrante, che vinceva sempre. Dicevo, ma ci sarà qualcuno che... Allora, c'erano i Castellini, Danova, Salvadori, Pulici. Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici. C'erano questi e uno si divertiva a dire vediamo se riusciamo a battere questa squadra di mostri, perché poi erano 9 o 10 undicesimi che giocavano in nazionale. Era impossibile, no? Quindi vedevi un antagonista, però non sono mai stato veramente tifoso. Mio padre invece è tifoso del Torino. Non avrà quei giocatori così forti come il Torino negli anni 70 che ha appena detto il mister Andrea, però concentriamoci perché siamo alla vigilia innanzitutto di un ciclo di partite incredibile. Noi ne abbiamo selezionate le prossime 3, perché le prossime 3 sono 5, lo so Francesco. No, le prossime 6. La prossima 6. La prima di ritorno. In casa. Le incontriamo tutte. Tutte. Tutte, perché poi guarda caso l'ultima del 2019 è anche la prima del girone andata, che è col Catanzaro al Bonolis. Vediamo, abbiamo soprannominato Andrea i 3 scogli, perché poi in realtà se vogliamo si può
tra virgolette, un po' a respirare con la Vibonese, non è proprio uno scontro con una B. No, lo so. No. La Vibonese è quella che insieme al Monopoli ha fatto vedere, parlo del calcio, migliore in assoluto in questo girone. Ti segna tantissimo. No, ma giocano a calcio molto bene, è una squadra rodata, che fanno di Peterman, che ho avuto a Palermo, un giocatore veramente che è stato anche a Teramo. Che è un ragazzo che veramente che ha il calcio in testa. E giocano molto bene, è una squadra di 4-3-3 con dei valori assoluti, quindi sono 5-6 partite veramente molto importanti, alle quali noi ci prepariamo con la dovuta carica agonistica, con la curiosità anche di confrontarci con dei club veramente molto importanti. Oh, il primo, intanto le dico, il Mise è troppo intelligente per non sapere che manca un centrale difensivo e un attaccante, poi vedremo, ma solo il mercato di gennaio. Il primo centrale arriva fra poco. Soprano è come, esatto, come se fosse un acquisto, non ha mai giocato. Il Teramo deve solo pensare a salvarsi, secondo il telespettatore sì, secondo me no, ma ci mancherebbe, assolutamente no, caro amico da casa. Io poi tutto può succedere, il calcio possono succedere tantissime cose. Scherma. A Teramo ne se noi pensavamo dopo 13 giornate di avere gli stessi punti del Catanzaro all'inizio del campionato, uno diceva questo qua è scemo, perché Catanzaro reputo una squadra veramente molto forte, che come tutte hanno avuto alti e bassi, però era una squadra molto rodata che ha fatto vedere delle cose veramente straordinarie. Prima schermata, scoglio 1 Andrea, vediamo la rosa, della Ternana ovviamente, che arriva domenica. Peraltro poi vi do anche le prescrizioni del GOS, sono 400 i tifosi ospiti previsti domenica al Bonolis. Peraltro lo ricordiamo sempre, l'anno scorso fu l'ultima di campionato al Bonolis, perché però c'è una grandissima rivalità, perché i tifosi del Teramo sono generati con quelli del Perugia, quindi chiaramente capite bene. Allora, la Ternana, che tipo di rosa è? Beh, innanzitutto molto profonda, Andrea, certo. E ha dei giocatori che conosciamo molto bene, che certo. Molti hanno giocato qui anche in Abruzzo, non solo a Teramo. Sono anche abruzzesi. Alcuni sono anche abruzzesi, come per esempio Carlo Mammarella, Tiziano Mucciante. Certo. È uno scoglio complicato. Assolutamente sì, è una squadra che sta giocando un campionato importante e anche con continuità. Ma lo dice anche la classifica, dopo la Regina è la squadra che è stata più continua. C'è un giocatore che sta emergendo, che è Partipilo, un giocatore assolutamente molto molto interessante. Gli altri sono giocatori piuttosto noti in avanti, sono i vari Torromino, Marilungo è vantaggiato, che ormai non so, si avvicina ai 40. Ferrante, che dopo aver fatto il campionato a Fano comunque sta sempre più maturando. È evidente, è una rosa altamente competitiva, sono giocatori di grande esperienza a centrocampo, Proietti e Paghera, c'è la qualità di Furlan, anche se si è un po' perso probabilmente negli ultimi tempi, Defendi, e poi chiaramente c'è questo specialista che è Carlo Mammarella, che anche a 40 anni il suo sinistro lo userà sempre in maniera meravigliosa. Quindi è una squadra forte in tutti i reparti, forse un po' più di struttura all'attacco servirebbe, però insomma. Ci si può davvero sbizzarrire con questo organico. Questo me la segno, la domanda poi gliela facciamo alla fine al mister. Mister, se hai fatto caso alla schermata, ti ho messo anche le croci la croce dell'infortunio, sia a Viola che a Reposti, però insomma la Ternana è una squadra che ha detto delle cose molto interessanti e molto giuste. Secondo il mio punto di vista la Ternana è una squadra che ha in mezzo al campo un reparto fortissimo, perché Palumbo e Salzano sono due mezzali che io conosco molto bene, soprattutto Salzano, conosco anche la famiglia, sono di Treviso, quindi... Salzano ha già fatto con l'Alteramo, ecco, ai tempi del tutto cuore. Sì. Speriamo di no. Davanti non hanno una grande struttura intesa come centimetri. Come centimetri, anche se insomma Ferrante non è che sia proprio un nano. Anzi, è un giocatore di grossa struttura, però sono giocatori che non ti danno punti di riferimento, sia Partipilo, sia Marilungo, Torromino, cioè hanno giocatori che non danno dei punti di riferimento, una squadra che gioca molto bene, ben allenata da Fabio, che insomma lo conosco benissimo e lo stimo, lo sa quanto io stimi, insomma lui come calciatore, come allenatore, insomma è un ragazzo che ha fatto i suoi passi in maniera veramente ordinata e precisa,
quindi io sono contento che lui stia facendo molto bene, se lo merita. E è una squadra molto completa che sta facendo un campionato importantissimo. 5 stelle di difficoltà? 4, da 1 a 5, sì. Scusa, venerdì e sabato nei due allenamenti a porte chiuse, quelli dove prepari nei dettagli e spiegando il tutto ai giocatori, ci sarà qualcosa di diverso dal solito oppure sarà la stessa, usare la stessa attenzione, meticolosità nel... Dobbiamo essere molto precisi con una squadra del genere, dobbiamo sbagliare veramente poco nelle due fasi e anche quando la palla è per aria, che è di nessuno, dobbiamo fare un grandissimo lavoro. La squadra lo sa, queste partite, voglio dire, si devono preparare in maniera precisa, senza ansia, ma con grande partecipazione. Assolutamente. Oh, scoglio numero 2, altre 5 stelle, immagino, perché poi la settimana successiva si va al San Nicola di Bari con la bella valigetta che vediamo accanto alla scritta Bari. Il tecnico lo conosciamo benissimo, Vincenzo Vivarini. Qui una profondità soprattutto davanti impressionante. Neglia, Floriano, Dursi, Antenucci, Simeri, Ferrari. Beh, ma... Però il pedigree in difesa, Sì. Pedigree forte. Anche se con la difesa 3 per rotta Sabbia di Cesa giocano sempre quelli, poi ne però ho visto che probabilmente... ho visto che il mister ha cambiato anche domenica scorsa, mi pare abbia fatto rombo, non vorrei sbagliare, però hanno un reparto super che secondo me è davanti, in mezzo al campo sono una squadra molto forte, dietro lo sappiamo, insomma, hanno un pedigree veramente notevole. È una squadra che ha sicuramente insomma, sono partiti per schiantare un campionato, lo stanno facendo secondo me, perché hanno trovato delle squadre che in questo momento stanno facendo delle cose inaudite come Ternana e soprattutto la Regina, però io credo che alla lunga il Bari insomma si avvicinerà alla Regina e lotterà fino alla fine per vincere. Scoglio numero 3, la capolista, perché tra 2 settimane ci sarà Teramo Regina, vediamolo allora, l'ultimo cartello di questa sera, la capolista, anche qui 5 stelle neanche a dirlo, con questo 3-5-2, ma soprattutto una squadra che subisce pochissimo, che ha Corazza che praticamente oramai segna anche quando dorme, inizia... Corazza ogni volta che ci ha giocato contro mi ha sempre fatto gol. Ci sarà una volta che Reginaldo, non fa gol. Reginaldo è un ragazzo che ho portato dal Brasile, che ha vissuto anche a casa mia per un po' di tempo, è un ragazzo stratosferico, meraviglioso. Io credo che questa la differenza che fa in questo momento anche, cioè proprio la differenza notevole secondo il mio punto di vista, è che riescono delle squadre, anche magari pseudo nuove o comunque forti, riescono ad avere un'alchimia, una chimica veloce, no? Cioè, quindi anche questo è un grandissimo segreto. Andrea, sulla Regina ne abbiamo parlato in più di una circostanza, squadra molto solida. Sì, molto solida. Lì in difesa c'è un ragazzo che ha avuto una grande ascesa, Blondet, a Cosenza con Cappellacci, ha avuto una grande ascesa, lo Iacono era a Foggia, Rubin è un giocatore quotatissimo, esterno sinistro di grande levatura, Guarna è una sicurezza in difesa, tra i pali. L'attacco ha dei nomi, chiaramente non abbiamo citato Denis, ma Sava Sandir. Sì. E voglio dire, se guardiamo il centrocampo anche con Bellomo, parliamo tecnicamente del massimo in categoria. È una squadra fortissima, con l'aggiunta, come ha detto il mister, che evidentemente hanno trovato da subito una chimica che li rende davvero ulteriormente forti e la classifica parla chiaro. Quindi insomma, sarà delle tre, quale ti piace di più? Delle tre squadre che abbiamo visto? Qual è secondo te quella assortita meglio? Poi lo chiedo anche a te, Francesco. Io penso che la Regina sia la squadra più assortita e che la Ternana venga appena dopo, davvero appena dopo. Sei d'accordo, Francesco? Se parliamo di Formula 1, in pole position la Regina è in seconda posizione, quindi sta lì questione di millesimi. Millesimi di secondo. Esatto, la Ternana. La Regina quest'estate, insomma, quando mi era stato chiesto, dissi per quello che è l'organico, la Regina, dopo in campo, il campo purtroppo sta confermando che questi viaggiano a tutta. Preparatevi una domanda a testa per il mister alla fine, intanto ce l'hai? Sì. Ok, tienila perché adesso basta con gli sms perché me li sono segnati, li leggiamo rapidamente al mister con le ultime curiosità che ci arrivano da casa. Allora, le chiedo se è conosciuto la provincia di Teramo, se ne ha un giudizio, se andiamo in realtà poco in giro perché arriviamo presto allo stadio, lavoriamo,
e quindi comunque abito in questa zona molto, molto bella, molto importante. L'abbiamo conosciuta soprattutto quest'estate quando siamo andati a fare qualche giro, ma più che altro mi è piaciuto molto anche la semplicità con cui io mi sono sempre rapportato con la gente, con le persone. Quelli che mi hanno conosciuto bene sa come sono, ho dei rapporti veramente speciali e splendidi, perché questa terra qui ama molto, secondo me, le persone serie, come il sottoscritto di conseguenza. Allora, le chiedevano quando è che vedremo una partita in trasferta giocata bene, non per forza vinta, ma giocata bene, perché evidentemente il telespettatore da casa ne ha un giudizio negativo di quello che ha visto. Ha ragione, nel senso che nasconde qualche insidia anche la vittoria che abbiamo fatto a Francavilla, perché non abbiamo fatto una partita di qualità, però siamo stati tosti. Abbiamo fatto una partita importante, secondo me, a Rende, abbiamo fatto una partita importante, secondo il mio punto di vista, a Potenza contro Potenza, ed era una partita sicuramente da portare a casa di punti, però obiettivamente dobbiamo fare sicuramente meglio, ragione. Sulle fasce ci chiedevano perché magari il Teramo non sviluppa più gioco sulle fasce. Il Teramo ultimamente, nelle ultime 7 partite, ha fatto più cross di tutti sugli esterni, e i dati sono certi, quindi forse dobbiamo essere più bravi a chiudere le azioni nella maniera migliore. Certo. La domanda che inevitabilmente mi aspettavo che arrivasse da casa è se descrive in un minuto, anche meno se può, Maurizio Zamparini. Un bacio in 10 secondi. 5. Allora, intanto lo devo ringraziare a vita, perché lui mi ha dato una possibilità importante, e lo dico senza falsa, come si può dire, giustificazione. Mi è dispiaciuto non finire l'anno, il primo anno, perché eravamo messi molto bene, però di lui ho un ricordo eccellente, perché so dalle sue parole e so perfettamente dal nostro rapporto che mi ha voluto molto bene, perché sa quanto ci ho messo, sa quanto ci ho messo di impegno e soprattutto cosa ho fatto per l'azienda Palermo, visto che abbiamo recuperato dei soldi anche importanti con la vendita di Lagumina, di Coronado, di Gnaure, di Struna, e quindi credo che di aver fatto anche un ottimo lavoro. Me l'ero segnata da prima, la domanda delle domande: le è piaciuto di più il gol di Mungo, Barella o di Bala? Mister, attenzione alla risposta. Qua non c'è qua alla mia destra non c'è un Juventino, purtroppo. È un essere umano, che è umano, bianco-nero. Ecco. Attenzione, perché anche Barella ha fatto un grande gol. Allora, Nicolò l'ho avuto in nazionale. Ah, ecco. Nicolò l'ho avuto in nazionale e ho un rapporto con lui speciale, era un ragazzo da quando era piccolo, ma proprio piccolo. È sempre stato un ragazzo meraviglioso, non può uno con quella vitalità non essere stato un protagonista. L'ho evitato un pochino dopo rispetto agli altri fisicamente, però è un ragazzo veramente che ne conservo un ricordo, specialmente quando siamo stati in Lituania, meraviglioso. Però devo dire che il gol di Mungo è stato qualcosa di diverso, perché è partito dalla propria area di rigore, e poi insomma Leno Mimmo, gli sono molto vicino in tutto e per tutto, lo stimo tantissimo, gli voglio bene, quindi non può essere che scontata la risposta. Andrea, la tua domanda, la domanda. Allora, qual è stato il momento più difficile, il post Monopoli, il post Potenza, e come è venuto fuori da quel momento? Ma il post Rieti. Ah. Post Rieti perché anche in casa, nonostante avessimo fatto qualcosa di buono, siamo stati raggiunti sull'1-1 con una barriera aperta, abbiamo fatto gli ultimi 5-6 minuti di rabbia dentro l'area di rigore, non siamo riusciti a far gol, e naturalmente siamo riusciti a infastidire molta gente, perché sembrava quasi che noi non avessimo neanche più voglia di vincere una partita. E io sono molto devoto alle persone che ci tengono, e dalla proprietà, ripeto, alla tifoseria, a tutti gli addetti ai lavori, perché penso che anche voi abbiate dei grandi vantaggi se noi facciamo bene in tutto e per tutto, e quindi se c'è un gruppo compatto che parte da una proprietà, da una società, da uno staff tecnico, da una tifoseria, da uno staff medico, da un gruppo di giornalisti, da un gruppo comunque di persone vicine a noi, siamo tutti quanti che mettiamo un mattoncino per costruire una grandissima casa. E come ne è venuto fuori? Con il lavoro e con la mia testardaggine, con la mia cocciutaggine e con la mia rottura di scatole. Francesco? Se uno ti dovesse chiedere, pensando a Ternana, a Teramo Ternana, il risultato dipende più dal Teramo, questa persona ti dice dipende più dal Teramo che dalla Ternana,
cioè al di là della forza della Ternana dipende da quanto il Teramo sarà capace di non distrarsi nei momenti cruciali e nei momenti sul campo particolari. Che rispondi? No, dico che io mi fido molto dei miei giocatori, sanno che sono incazzato, perché lo sanno perfettamente, ma sono arrabbiato perché tifo per loro, che è diverso. Il fatto di tifare per la propria squadra ti porta delle volte anche a essere esigente in tutti i momenti della tua quotidianità e della tua settimana lavorativa. Io mi fido dei miei calciatori, so che faranno una grande partita, poi sapete meglio di me che il calcio ha moltissime variabili e può finire in qualsiasi modo, però sono convinto che noi faremo una gran partita. L'ultima da mia e poi ovviamente chiudiamo ringraziandola, il sogno a breve, brevissima, media scadenza di Bruno Tedino sulla panchina del Teramo è? Lo diciamo, si può dire oppure no? Sì, sì, si può dire. Ripeto, mi piacerebbe fare quello che abbiamo fatto in altre piazze con molta serenità e farci conoscere molto di più di quello che siamo conosciuti in giro per l'Italia per il nostro modo di giocare. Grazie, in bocca al lupo al mister del Teramo Bruno Tedino. Jacopo, grazie, perché sei fenomenale, dai sempre spazio e non è una cosa che fa... No, vabbè, io non lo so, io ci abbiamo provato, siete stati tantissimi e per questo vi ringraziamo, ma ovviamente c'era il mister qui e non poteva essere altrimenti, per questo lo ringraziamo, ringraziamo lui, ringraziamo la Teramo Calcio, dall'ufficio stampa fino alla presidenza che lo ha fatto venire nei nostri studi, si è divertito, insomma... bella chiacchierata. Io sto bene perché quando si tratta di lavorare con persone leali, io ci sono sempre, darò sempre la mia grande disponibilità. Perfetto. Scusa, lo sai sì che il bello viene adesso? Dopo la trasmissione. Dopo la trasmissione. Grazie a Francesco Di Francesco. Grazie, si riparte così. Grazie Francesco per essere stato con noi. Grazie ad Andrea Costantini. Grazie. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Grazie a Maurizio Da Qui in regia, a Dania Cantagalli in redazione, a Samuele Mucci e non solo, perché hanno scremato tantissimi messaggi questa sera, lavoro extra che vi sarà ripagato magari domani con una colazione pagata assolutamente. Noi invece ci vediamo martedì prossimo sempre alle 21, sempre in diretta su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.